passo successivo, cioè quello che interessa a noi. Scusate se andiamo andando un po' lunghi. Però i termini d'uso delle principali piattaforme che vi ho segnalato prima, che sono Media Library Online e NILDE, cioè Media Library Online, grande piattaforma che permette alle biblioteche di fare prestito digitale, e NILDE, che permette quello che viene chiamato cosiddetto document delivery, cioè digitalizzazione dei contenuti tra biblioteche. Quindi uno, Media Library Online, una piattaforma che serve alle biblioteche per mettersi in comunicazione con gli utenti, e NILDE più per mettere in comunicazione biblioteca con biblioteca. Guardate che cosa dice, e questi ve li ho tirati fuori, sono degli estratti dai termini d'uso per farvi capire qual è l'approccio. Cioè l'approccio ai termini d'uso quasi sempre è quello di scaricare la responsabilità, ok? Visto che sono contratti, quello che interessa a queste alle piattaforme è l'aspetto del non assumersi responsabilità maggiore rispetto a quello che già la legge attribuisce. Dice, vedete, a seguito della registrazione, l'utente di Media Library sarà associato allo specifico ente dal quale potrà prendere in prestito i contenuti digitali che siano disponibili in base agli accordi presi tra l'ente ed Horizon, che è la società SPA che sta dietro a Media Library, e alle condizioni di licenza concordate tra Horizon e titolari dei diritti. Quindi già ci stiamo sovrapponendo con vari piani, no? Quindi c'è Horizon, che è il gestore della piattaforma, che fa degli accordi con i titolari dei diritti, quindi gli editori sostanzialmente, per avere i contenuti sulla sua piattaforma, e poi si crea un rapporto tra l'utente di Media Library e l'ente, che è la biblioteca a cui lui si iscrive. La fruizione dei contenuti digitali da parte degli utenti deve essere effettuata per uso esclusivamente personale e non commerciale. Ecco, una prima limitazione. In modo da non violare i legittimi diritti, titolari dei diritti, e comunque secondo buona fede. Prendendo in prestito un contenuto digitale, l'utente di Media Library acquisisce una licenza non esclusiva, non trasmissibile a terzi, per visualizzare su uno o più dispositivi di lettura tale contenuto digitale. Eccolo qua. Questa è la licenza, vedete, non esclusiva, perché vuol dire che non ce l'avete solo voi, cioè un altro può nello stesso tempo prendere, avere licenze di altro tipo sullo stesso contenuto, ok? Quindi quelle, le autorizzazioni che vi vengono date non vengono date solo a voi, questo vuol dire. E voi non potete escludere gli altri, non avete il potere di escludere gli altri dall'utilizzo. E non trasmissibile a terzi vuol dire che riguarda solo voi. Quindi altra differenza, prendere in prestito un libro in biblioteca, un libro fisico, vuol dire che poi se ce l'hai in casa lo può leggere anche tuo fratello o tua mamma, e basta che poi lo riporti entro la data prevista e che te ne fai carico tu, sei tu responsabile. Il contenuto, in teoria preso in prestito su una piattaforma online e acquisito su un dispositivo, è tuo, è personale, ok? Dispositivi di lettura tale contenuto per un numero illimitato di volte durante il periodo di prestito per uso esclusivamente personale e non commerciale, altra questione che conoscete bene. In ogni caso il prestito sarà effettuato solo nei limiti stabiliti dai titolari dei diritti nelle relative condizioni di licenza. Quindi Media Library si fa anche, cioè Horizon, che è il gestore di Media Library, si fa anche carico di tenere traccia di ciò che i titolari dei diritti gli gradiscono o non gradiscono che venga fatto con i loro contenuti. Eccolo qua, il discorso che dicevo prima della responsabilità. La responsabilità di eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale rimane a carico dei soggetti a cui è consentito l'accesso e la fruizione dei contenuti digitali. Cioè, come dire, noi non ne vogliamo sapere, noi siamo service provider, cioè forniamo la piattaforma, non ne vogliamo sapere di quello che succede. Se c'è una violazione è già scritto che è responsabilità tua di utente. Se previsto nelle condizioni accettate dall'ente e se espressamente accettato anche dall'utente Media Library che abbia più di 14 anni, Horizon può svolgere attività di raccomandazione mirata, eccolo qua, che chiamano raccomandazione mirata, ma altro nome della profilazione. Cioè le raccomandazioni inviate da Horizon all'utente Media Library sono costruite su algoritmi previsionali basati sui movimenti precedenti dell'utente, cioè ti suggeriscono i libri, i contenuti che ti possono piacere, ma quindi vuol dire che ti stanno osservando, stanno vedendo quello che tu fai e gliel'hai consentito tu autorizzando e sottoscrivendo questi termini d'uso. Ecco un esempio di come la privacy viene in qualche modo a volte infilata anche dove non ce l'aspetteremmo. E ho saltato un articolo perché quello era il 2 e sono passato, ho tagliato un po' di pezzi, il 4, che è quello che prevede la sanzione, cioè la sospensione del blocco del servizio, quindi in via precauzionale
In caso di violazione da parte dell'utente Media Library dei presenti termini d'uso, ad esempio in caso di fruizione di contenuti per uso commerciale o violazione dei diritti di proprietà intellettuale, di elusione, di rimozione di misure tecnologiche di protezione, cioè tutte cose che hanno a che fare appunto col diritto d'autore, Horizon si riserva il diritto di inibire e o bloccare e o sospendere il servizio. Quindi loro dicono: appena fai qualcosa che a noi suona strano, sappi che in via precauzionale. Perché poi tu puoi chiedere, insomma, spiegazioni, dire: ma no, non è così, ma in realtà avete sbagliato, l'algoritmo è eccessivamente attento, quello che volete, però intanto te l'hanno bloccato. Ok? E poi c'è un articolo relativo proprio alla proprietà intellettuale, qua vi ho messo poi il link per andare ad approfondire. Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alla configurazione al contenuto non costituito diverso dai contenuti digitali e all'organizzazione presente sul sito appartengono via esclusiva Horizon, quindi l'organizzazione, il materiale di presentazione dei contenuti è di Horizon, mentre i diritti di proprietà intellettuale sui contenuti fruibili nell'ambito del servizio sono dei rispettivi titolari dei diritti. E poi sono vietati la riproduzione, la comunicazione pubblica, la modificazione o qualunque altro atto di utilizzazione del presente sito dei contenuti digitali vi presenti per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quello che viene già dato dalla licenza, quindi una fruizione che sia quella privata, personale e non commerciale degli stessi. Vado veloce, l'ultima slide, su Nilde non c'è granché da dire, insomma, poi magari ne parliamo meglio la volta prossima quando parliamo delle riproduzioni delle cosiddette. Vabbè, la fotocopia e la digitalizzazione di opere. Il document delivery rientra, anche se indirettamente, nella riproduzione come se fosse una fotocopia virtuale, quindi sottostà, secondo me, al limite del 15% del volume che viene digitalizzato. L'utente, vedete, è tenuto ad agire con la massima diligenza al fine di non rendere disponibile materiale illecito o porre in essere comportamenti illeciti mediante il sito o i servizi erogati al gestore, quindi anche lì ti devi comportare bene perché se no la responsabilità viene scaricata sull'utente, su di te utente. In particolare, ma non solo, all'utente è vietato fare una serie di cose, cioè mettere a disposizione attraverso la piattaforma dati personali di terzi senza avere una facoltà giuridica, opere o altri materiali protetti da diritto d'autore e diritti connessi del costitutore senza avere una facoltà giuridica. La facoltà giuridica è una cosa che a me fa un po' sorridere, perché non... Prima volta che la facoltà giuridica mi fa venire in mente appunto quella giurisprudenza, mi fa venire in mente la facoltà giuridica, cioè senza averne davvero il diritto, volevano dire, senza averne la relativa autorizzazione, dovrebbe essere. Informazioni o dati protetti da diritti spettanti a terzi senza avere una facoltà giuridica, materiali, informazioni o dati che ledono i diritti di terzi, quali, non so, contenuti ingannevoli, offensivi, calunniosi, minacciosi, osceni, blasfemi, pornografici, razzisti, via dicendo, materiali, informazioni o dati illeciti, così come svolgere attività sul sito, attività illecite, oppure materiali che contenga virus o altri codici malevoli. Quindi, come vedete, una serie di avvertenze di cose che non potete fare su queste piattaforme, in ottica appunto conservativa, cioè il gestore della piattaforma vuole il più possibile preservare il servizio e quindi estromettere coloro che attraverso il suo servizio e il suo sito fanno cose che non sono consentite.